Cari amici, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo che differenza c'è tra contatti normalmente chiusi e contatti normalmente aperti. E li vediamo tra poco. Allora, ho costruito questo piccolo interruttore che sostanzialmente ha la medesima forma del simbolo dei contatti normalmente chiusi in elettronica. Infatti qui c'è una leva, qui c'è una molla e la molla riporta sempre il contatto verso il chiodo che si trova sulla parte alta. Adesso prendiamo il mio tester autocostruito e vediamo come si comporta. Se infatti posizioniamo il morsetto del tester su un chiodo e la punta del tester la mettiamo sull'altro chiodo, vediamo che il tester si accende perché il contatto è normalmente chiuso. Se invece spostiamo il contatto su un normalmente aperto, vediamo che il tester si spegne. Quindi un contatto normalmente chiuso è quel contatto che fa passare normalmente l'elettricità. Se invece vogliamo vedere un contatto normalmente aperto, nella fase iniziale basta che capovolgiamo questo piccolo interruttore al lato opposto e vediamo che inizialmente non ci sarà passaggio di energia, il tester resterà chiuso e nel momento in cui andiamo a spostare la leva invece ci sarà il passaggio di energia. Quindi inizialmente è normalmente aperto e nella parte finale poi diventerà normalmente chiuso. Quindi ci sarà un'inversione tra questi due contatti, normalmente aperto e normalmente chiuso. Questo interruttore ha 3 pin. Nel momento in cui io giro la ghiera, il pulsante si alza e poi può essere spinto verso giù e si può accendere o spegnere un circuito. Allora, in questo momento ho inserito un morsetto del tester su un pin e sul lato opposto ho inserito la punta del tester. Quindi abbiamo un circuito normalmente chiuso, vuol dire che nel momento in cui andrò a spingere l'interruttore il tester si spegnerà. Dice, se giriamo, il tester torna ad accendersi. Quando andiamo a schiacciare questo interruttore il tester si spegne. Quando invece facciamo rialzare l'interruttore il tester si accende. Quindi partiamo da una situazione iniziale dove c'è un contatto normalmente chiuso, fa passare energia, andiamo a bloccare questo contatto, lo facciamo diventare normalmente aperto, non c'è più il passaggio di energia. Adesso invece ho spostato il morsetto del tester sul pin centrale e sul pin che si trova in basso ho spostato la punta del tester. Quindi inizialmente questo contatto è aperto, non c'è passaggio di energia e il tester è spento. Ma se vado a schiacciare l'interruttore, il tester si accenderà. Io ho deciso di utilizzare questo interruttore in maniera differente. Cioè, quindi inizialmente il circuito è chiuso, fa passare energia e in un secondo momento, quando vado a spingere, il circuito si apre e l'energia non passa più. Quindi facciamo l'esempio di avere montato questo interruttore su una saldatrice. Nel momento in cui mi rendo conto che c'è un guasto, c'è un problema, sono in difficoltà, mi basterà schiacciare. Quindi ho inserito il tester in una posizione dove inizialmente è chiuso, quindi c'è il passaggio di energia, la lampadina si accende. Quando vado a schiacciare l'interruttore, la saldatrice si spegne e smette di funzionare. La logica è molto simile a questa situazione iniziale in cui c'è il contatto normalmente chiuso, quindi c'è il passaggio di energia, la lampadina si accende, e quando sono in difficoltà mi basterà schiacciare l'interruttore che resterà bloccato sul lato opposto e la saldatrice si spegnerà. Cari amici, spero di avervi regalato qualche informazione in più, quindi ricapitolando, il contatto normalmente chiuso è quello in cui normalmente la lampadina si accende, l'andiamo a spostare giù, la lampadina si spegne, il contatto normalmente aperto in quello in cui non c'è il passaggio di energia elettrica e quando andiamo a schiacciare l'interruttore, il pulsante, quello che sia, porta la levetta sul lato opposto, quindi si va a accendere il contatto, inizialmente spento e poi si accende. Spero di avervi regalato queste informazioni perché io inizialmente confondevo NC NO, normalmente chiuso, normalmente aperto, perché qui c'è il passaggio di elettricità e normalmente chiuso, mentre in pneumatica il discorso cambia. In pneumatica infatti una valvola normalmente chiusa è proprio questa, cioè una valvola che non fa passare l'aria. Nel momento in cui c'è un pilotaggio che comanda la valvola, allora apre la valvola e avviene una cosa piuttosto semplice, cioè c'è il passaggio dell'aria. La valvola adesso si è aperta. Inizialmente era chiusa, abbiamo schiacciato il pilotaggio e si è aperta e fa passare l'aria. Ed è proprio l'opposto del contatto elettrico, dove normalmente chiusa sta a indicare che ci sia il passaggio di elettricità. E questo è proprio il simbolo, ho creato questo interruttore che ha proprio la stessa fattezza del simbolo di elettronica. Come vedete, normalmente chiusa c'è il passaggio di elettricità, normalmente chiusa in pneumatica vuol dire che non c'è il passaggio dell'aria. Un esempio piuttosto frequente di valvola normalmente chiusa è proprio la valvola presta, quella delle biciclette, oppure gli attrezzi che si utilizzano per gonfiare le gomme dell'auto, oppure semplicemente una soffiatura
soffiatrice. Questa ad esempio è una valvola normalmente chiusa da un mezzo con un pilotaggio pneumatico. L'aria è vincolata in un senso, qui non può passare perché è chiusa, attraverso un pilotaggio pneumatico, cioè nel momento in cui diamo l'aria, pochissima aria, c'è lo sblocco della valvola che è istantaneo e permette il passaggio. E ve lo faccio vedere perché adesso non è collegata a nulla. C'è da dire che non tutte le valvole si comportano in questo modo, cioè non in tutte le valvole il pilotaggio deve dare aria alla valvola, ma in alcune l'aria va sottratta. Cari amici, vi ricordo che io non sono un esperto di elettronica e le poche cose che so però ve le comunico in maniera piuttosto semplice. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi mando un caro saluto e un caro abbraccio, salutandovi al prossimo progetto.